Lei, non vivo con il cellulare in mano e ho una vita. Quante, oh, vi giuro che lo scrivono tutte. Però hai lo smartwatch, il cellulare in mano ce l'hai sempre, tutto il giorno, metti le storie. Non credete, amici miei, a questa roba. Ok, scrivete un messaggio del genere. Allora, neanche io sono incollato, anzi, facciamo così, neanche io mi sono incollato l'iPhone nella mano destra, virgola. Ma anche Elon Musk riesce a ritagliarsi tanti piccoli secondi nell'arco della giornata. Puntini, puntini. Volere è potere. Comunque, ok. Questo è un messaggio che punzecchia circa il fatto che non ci posso credere che tu nel corso di una giornata non hai avuto 15, 20 secondi, 30 secondi per rispondermi, ma non è il pesantone di turno che se l'è presa perché appunto lei non ha risposto, no? Quindi le faccio capire che neanche io vivo col cellulare in mano, quindi posso capirlo, ma anche, faccio un esempio un po' estremo, anche uno come Elon Musk che ha un sacco di impegni si ritaglia dei secondi, e poi gli dico, cioè, se vuoi puoi, come in tutte le cose. E l'ok finale, comunque ok, come dire, comunque vabbè, non me la sono presa, volevo dirti questa cosa, va bene così.